Aziende sull'orlo del fallimento a causa di clienti che non pagano. Allora, dopo l'accurata denuncia di un'imprenditrice, è stato istituito un fondo che aiuterà chi si trova in difficoltà. Sentiamo Chiara Lico. La pioggia continuava a cadere e nei camion c'era un zigzag incredibile. Per un attimo avevo visto la soluzione migliore nella parola fine. Chiudere gli occhi, un tonfo, un incidente stradale, l'assicurazione sulla vita. Era maggio del 2015 e Serenella Antoniazzi raccontava così al TG2 il suo dramma, consumato in questo capannone di Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia, dove si leviga il legno e dove un credito non saldato dai fornitori per oltre 350.000 euro faceva sfiorare il fallimento e la tragedia a un'azienda e a una famiglia di piccoli imprenditori. Mi sembra un secolo per tutto quello che è successo e allo stesso tempo mi sembra ieri, perché lo si rivive comunque tutti i giorni. Oggi, dopo che la sua storia è arrivata alla politica, per le aziende vittime di mancati pagamenti da privati esiste un fondo che porta il suo nome, Fondo Serenella. Inserito nel patto di stabilità in vigore dal 1 gennaio, 10 milioni l'anno per il triennio 2016-2018, 30 milioni in totale. Avere un fondo che porta il proprio nome è una grande soddisfazione, ma anche una grande responsabilità. Quindi è doveroso tenere duro, crederci e sperare di attingere a questa nuova opportunità di vita. Una legge che arriva in risposta a drammi figli della crisi e di un sistema, perché l'accesso al concordato o al fallimento da parte di aziende che non ce la fanno più non tutela un indotto che subisce lo spalmo dei debiti. Noi abbiamo fatto il ragionamento, ma la politica lo sa il nostro problema, che è la stessa cosa ribaltata anche verso gli imprenditori che non parlano, che non dicono il problema, e sostanzialmente se noi non lo sappiamo è difficile andare a proporre soluzioni. La mia storia ha dato coraggio a molti di venire fuori allo scoperto e di dire che è un attimo sbagliare e ci vuole una vita per riprendersi un po' di dignità. Il fondo è destinato a piccole e medie imprese che risultano parti offese in un processo penale in corso alla data del 1 gennaio a carico di aziende debitrici imputate di estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta e false comunicazioni sociali. Per rendere operativa la legge mancano i decreti attuativi. Sui tempi andiamo a chiedere certezze direttamente al Vice Ministro all'Economia. Che tempi prevede per la firma dei decreti attuativi? Io penso un paio di mesi. Intanto è bene che venga pubblicizzata questo intervento in maniera tale che le imprese che si trovano in questa condizione possano cominciare a fare richiesta. Fare la richiesta si può già perché la legge c'è.